La migliore collezione di francobolli italiani della Seconda Guerra Mondiale. Il francobollo commemorativo dell'Italia anno 1992 fu emesso per commemorare il 50° anniversario della Seconda Guerra Mondiale. Con questo pezzo si raffigurava l'invasione dell'Italia da parte degli alleati, raffigurante una nave fumogena con dietro un'altra nave comando anfibia. Questa imbarcazione faceva da deterrente per proteggere la nave dai siluri delle imbarcazioni. In alto a sinistra viene riportato il valore nominale del pezzo, 29 centesimi di euro. In basso la scritta Italy Invaded by Allies, settembre 1943. Pezzo pubblicato negli anni 90. Commemorava le battaglie e gli eventi in patria ed all'estero. Alla fine del luglio 1943, la regione posta al sud Italia, la Sicilia, era caduta in mano agli alleati. I tedeschi si erano ritirati. Francobollo rilasciato il 31 maggio del 1993. È stato emesso in 12 milioni di copie. Stampato con il metodo della calcografia, dove l'incisione veniva praticata su una lastra di metallo e l'inchiostro si depositava negli incavi e sulla carta con una dentellatura da 11. Oggi questo francobollo vale 10 euro. Il francobollo commemorativo di Roma anno 1994 mostra una Jeep che si fa spazio lungo una strada stretta con le truppe statunitensi, mentre i cittadini di Roma esultano e sventolano bandiere americane in simbolo di ringraziamento. Era un periodo in cui la Germania lottava per mantenere il controllo del territorio italiano, ma una serie di assalti frontali permise agli alleati di sfondare le linee tedesche, ed il 4 giugno le truppe entrarono nella città di Roma, segnando la fase finale della guerra. In alto a sinistra viene riportato il valore nominale del pezzo, 29 centesimi di euro. In basso la scritta Allies Free Roma e la scritta Paris, agosto 1944. Francobollo che, oltre a commemorare la liberazione dell'Italia, ricorda anche quella francese. Pezzo rilasciato il 6 giugno del 1994. Ha avuto una tiratura da 120 milioni e 600 mila copie, con una perforazione da 11. Oggi questo francobollo vale 12 euro. Il francobollo di Sinatra del 2008 raffigura il busto di Frank Sinatra, cantante ed attore statunitense del Novecento. Ha vinto durante la sua carriera cinematografica ben 3 Oscar ed 11 Grammy Awards. Nato da immigrati di origine italiana, ebbe i primi successi prima con il canto, grazie a delle canzoni che fecero successo negli Stati Uniti d'America. Successivamente iniziò la carriera cinematografica, che gli portò successo internazionale. In alto a sinistra viene riportato il valore nominale del pezzo, 42 centesimi di euro. In basso la sua firma. Francobollo rilasciato il 13 maggio del 2008. È stato emesso in milioni di copie, con una dentellatura da 11. Oggi questo pezzo su un foglio da 20 vale 30 euro. Il foglio commemorativo della mappa di guerra del 1993 raffigura una grande mappa centrale incorniciata da 5 francobolli in alto ed altri 5 in basso. Tutti commemorano la Seconda Guerra Mondiale, che rappresentano i principali sviluppi militari e politici dell'anno. In alto ogni pezzo riporta il valore nominale da 29 centesimi di euro. In alcuni di questi pezzi potrai vedere raffigurati i medici, che come in tutte le guerre sono eroi non celebrati, ma di fondamentale importanza, rischiando la propria vita per salvare quella degli altri. Sotto ogni francobollo viene riportata una scritta che simboleggia e ricorda l'immagine riportata sopra. Foglio rilasciato il 31 maggio del 1993. Ha avuto una tiratura da 6 milioni di copie, con una dentellatura da 11. Oggi vale 37 euro. Il francobollo del paese invaso anno 1943 raffigura sul centro la bandiera dell'Albania, che presenta uno sfondo rosso con al centro un'aquila nera e due teste. Collezione che fa parte della filatelia italiana. Nel 1939 l'Italia invase l'Albania. Fu di fatto una delle prime nazioni
ad essere occupata dalle potenze dell'asse. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a destra e a sinistra della bandiera, simboli che riportano all'antica Roma, perché Mussolini, dittatore d'Italia, in quel periodo vedeva nell'occupazione dell'Albania come parte del suo sogno a ricreare un impero romano. In alto viene riportata la scritta United States Postage. In basso, il valore nominale del pezzo, 5 centesimi del dollaro americano. Francobollo rilasciato il 9 novembre del 1943. Ha avuto una tiratura da quasi 15 milioni di pezzi, con una dentellatura da 12. Oggi un foglio contenente 20 di questi francobolli vale 35 euro. Il foglio commemorativo della conquista della Nuova Guinea del 1994 fa parte della collezione italiana della Seconda Guerra Mondiale. In questi pezzi si rappresentano le forze alleate che nel 1942 riconquistano la Nuova Guinea, respingendo le forze giapponesi. Su questi pezzi potrai vedere le forze militari impegnate nel combattimento. In alto a sinistra, il valore nominale da 29 centesimi di euro. In basso, le scritte che rappresentano l'immagine stampata sopra. Nel 1994, con l'avvicinarsi del 50° anniversario della Seconda Guerra Mondiale, il servizio postale voleva fortemente emettere questa serie per ricordare e far riconoscere gli eventi chiave della guerra. Foglio rilasciato il 6 giugno del 1994. Ha avuto una tiratura da 120 milioni e 600 mila copie, con una perforazione da 11. Oggi questo foglio commemorativo vale 40 euro.